Ciao Andrea, bentornato. Ciao. Allora, la scorsa volta abbiamo parlato della salita di tuo zio Lucio Battisti, giusto? Adesso parliamo di un'altra cosa. Parlami del suo rapporto con la religione. Sì, zio Lucio non parlava di religione a casa, le tavolate quando ci veniva a trovare non era un argomento in cui non si cimentava. Non ricordo particolari propensioni a parlare di santi, madonne, Gesù, Dio e quant'altro. Non, era anche molto restio, come tutta la sua vita, a partecipare a feste, comunioni, battesimi, compleanni, funerali. Quindi non era un frequentatore della chiesa, sicuramente, e non credo che avesse, per quello che ricordo io, un grande rapporto alla religione. Poi, nel privato, inteso come quando lui stava da solo, beh, questa è la domanda che si potrebbe fare, soltanto a lui non si può più fare. E posso dire che, per esempio, non si è sposato in chiesa. E quindi un uomo cattolico cristiano che è estremamente religioso, come ha detto in un'intervista da Barbara Muzzo, mio padre, quindi il cognato, un'intervista fatta con i piedi, e mio padre disse: "Ah, Lucio era un uomo molto religioso." Non è vero, un uomo molto religioso che tradisce un sacramento così importante come il matrimonio andandosi a sposare al comune. Quindi nemmeno in quel caso ha dato dimostrazione di grande religiosità. No, non era un uomo che dava peso a queste cose, un fortemente pragmatico, non delegava a santi, a divinità, a un dio, a un ente superiore il suo successo commerciale o artistico, non ne ha mai parlato, non ho di questi ricordi. Posso dire soltanto così, scherzandoci sopra, quando c'è stato l'episodio della bara traslata da Molteno a Rimini, molti fans si sono risentiti perché non avevano più la possibilità di fare questo pellegrinaggio sulla bara di zio Lucio. Beh, lui da lassù, se potesse dare un consiglio, direbbe, detto alla romana maniera, perché lui nel privato parlava in questo modo, scusate il francesismo, ma ce ne avevo un cazzo da fa. Volete ricordare Lucio Battisti? La mattina passate, mettete il mio canto libero, volate e mi avete ricordato, senza troppi preamboli. Perché poi il culto dei morti che viene da lontano, libera la propria coscienza, ti fa bene al fisico, alla mente, all'animo. Non è sbagliato, assolutamente, però non è che dal punto di vista proprio tecnico tu porti un fiore a Lucio Battisti e lui dall'altra parte vede che gli stai a portare il fiore, questa è fantasia. Quindi da lassù, se potesse consigliare i fans, gli direbbe: mettete un disco e mi avete ricordato, senza sta a fare pellegrinaggio a perdere tempo. Ve lo direbbe con tutto il cuore. Mi sembra di sentire parole. Va bene, grazie A Andrea. te, Alla ciao. prossima, ciao.